il giorno in pigiama. Tutto il giorno in pigiama! Il vestaglio. Smettila di fare lo spiritoso! E piuttosto invece aiutami a piegare qua. Non puoi venire tu. Alzati. E cammina. Non fare lo spiritoso. Sì, però prima ti piaceva la mia ironia. Appunto, l'ironia, non la stupidaggine. Comunque prima avevo gli occhi foderati di prosciutto. Certo, lo avevi gratis. Che cosa? Il prosciutto. Il tuo ex non aveva una salumeria. Mario? Dove sei, Mariuccio? Mariuccio, io della mia vita? Vieni qua, io della mia vita, Mariuccio. Apri quella porta. Apri quella porta, Mariuccio. È cappuccetto rosso. Ah, cos'è, un pesciolino? Vieni dentro. Vieni qua, io della mia vita. Vieni qua. Vieni qua. Mariuccio è più, però c'è il pesce. Grazie, Mariuccio, che mi hai lasciato questo pesciolino. Grazie, Mariuccio. Che cosa è? Chi? Quello. Cosa? Cosa è? Ferma! Non toccare, che fai? Che cos'è? Oddio mio, che cos'è? Lì dentro c'è il futuro. Quale futuro? Che vuol dire? C'è il mio e il nostro futuro. Che significa? Mario, spiegami tutto questo mistero, spiegami. Piano. Piano, piano. Fra un poco noi saremo ricchi in brevissimo tempo. Ricchi? Non gridare, tutti, non devo saperlo, tutti, il quartiere non deve sapere niente, silenzio. Droga. Tu ti sei messo a spacciare droga! Ora ho capito quella volta, il fattorino, con un pacco, tutto impacciato, l'hai preso e l'hai portato in bagno. Hanno bisogno di acqua. Ho capito, le piante di marijuana, tu vuoi coltivare le piante di marijuana? Ma che c'entra, sei fuori pista! Pista, cocaina! Sì, ma sei fissata allora, ma che c'entra? Sarò un ricco produttore. Però non posso, non devo dirlo, perché poi mi rubano. Tu? E che produci? Scherzo. Non ho capito. Escargot. Lumache. Quando ti guardo, ma fermo il tuo cuore, che trema. Mario, ma che hai fatto? Hai messo il pane fuori? Non volevi mangiare. Oggi mangi pane e pesce. Pesce? Sì, perché oggi è venerdì. Il vicino fa spigola orata. L'arrosto, il profumo, arriva da un ciavolo, sa zuppa tutto e noi mangiamo pane e pesce. Ma qual è la cosa bella? Perché questa è la trovata geniale. Che è già spinato, senza spine. Perché tu, è vero lì che soffri, hai questa fobia delle spine? Io ti ho creato a costo zero. Sì. Sì, sì, io ho la fobia delle spine. Delle spine, e, è vero? E per questo ho creato... Perché io quando vedo le spine proprio mi... Non lo so, grazie. Figurati. Grazie, Mario, che tu... Creato. Tu ti prendi cura di me.
Io mi sono accorta che... C'è un tempo di neve, eppure io sento caldo. Anch'io! D'accordo sulla temperatura. Say no.